bisogna andare via sul pesante. Questi qua smontano questo museo, non lo rendono più visibile. Ecco. Quindi non è timore, è panico. Per questi qua si intende sindaco Manildo e curatore Marco Goldin, protagonisti di quello che viene già considerato l'evento culturale di Treviso per il 2015. Treviso è il mondo, il filo conduttore dell'esposizione che porterà nelle sale del museo opere uniche. Solo che per raccoglierle bisogna modificare la struttura, ovvero sgomberare sale, tirare su pareti in cartongesso, coprire quadri e sculture. Per questo una piccola folla di trevigiani si è presentata oggi pomeriggio davanti al portone, tutti o quasi con la sensazione che qui nulla sarà più come prima. Quasi un centinaio di partecipanti a questa singolare manifestazione fatta urbanamente di biglietti acquistati regolarmente in fila. 13 e 7 letti. Grazie. Signore insieme. Per poi visitare non tanto le opere museali, ma proprio il museo come struttura. Le tele o verranno smontate, quindi guardatele, vedete bene, perché o verranno smontate o verranno messe in intercappedine. Notevole anche la rappresentanza politica di Casugana, tutta dalla maggioranza, segno inequivocabile di qualche dissenso con sindaco e giunta. Nessuna paura. Vogliamo conoscere la verità sulla sorte di questo nostro meraviglioso museo. È bene fare un giro al museo per ricordarselo così com'era. Non è no a Goldin. Io penso che in questo momento ci saranno appunto i presupposti per poter aprire un dialogo e mettere sul tavolo le prospettive diverse. Visita terminata con raccolta firme, anche se non di tutti. No, non l'ho firmata, però sono qui per ascoltare quali fossero le loro istanze che hanno portato a questo percorso di una lettera pubblica rivolta all'amministrazione, al sindaco Manildo.